Fratello maggiore, salve. Allora, tu sei iscritto, cioè sai che ho almeno un secondo canale, giusto? Secondo te questo chi è? Ah, sono io sul mio secondo canale, perfetto. E sei iscritto al mio secondo canale? Controlla un attimo. Andiamo a controllare. La Ok, campanella. ah, ok, perfetto. No, in realtà la campanella è disattivata. Quindi, però, fate tutti quanti come lui. Iscrivetevi al canale, però almeno dovete attivare la campanella. E visto che tu hai registrato qualche video con me sul primo canale e sul secondo non hai mai partecipato a nessun video, oggi ti sfiderò. Chi mangia più pizza vince 100 euro. Accetti? Accetto. Perfetto. Sapevo che non si sarebbe tirato indietro. E sto chiamando la pizzeria. Non risponde. Buonasera, pizzeria. Buonasera, vorrei ordinare un metro di pizza. Che sono facciamo? Allora, mezzo metro con margherita e mezzo metro, l'altro mezzo metro, metà biancalcotto e metà brustole e Perfetto. Dove la portiamo? patatine. Però una domanda per lei. Quante persone siamo che mangiamo questo metro di pizza? Penso 6 persone. No, in realtà ne siamo due. Secondo lei ce la facciamo due persone a mangiare un metro di pizza? Credo sia impossibile. Ci proveremo, le farò sapere. Grazie, buona serata. Alla prossima, buona serata. Prima di procedere con la sfida, dobbiamo pesarci e capire quanto ingrasseremo. Andiamo a vedere il peso di Caruso. Io ho seriamente paura. 63 e 8. Ma carissimo Conrad, devi pesarti anche tu, prego. Salga sulla. Oh, attenzione, salga sulla bilancia della verità. Spaccati. Spaccati proprio 60. Ed è arrivato il momento. Finalmente sono arrivate le pizze. Ma prima, Conrad, noi dobbiamo fare una sfida. Chi mangia più spicchi di pizza, abbiamo detto, vince 100 euro. Tu, sti 100 euro li hai portati? Dove sono? Devi andare a controllare un po' sugli alberi da qualche. Dove sono, Conrad? Niente, ha perso i 100 euro. Ah, Saldo. Contali, ok. Allora, contali. 20, 40, 60, Contali, contali. 80, 120 sono. No, sono 100, sono Dammi, 100. dammi, dammi qua. Va bene, allora, io ho anche i miei 100. Quindi, Fammi chi vi. vedere. Sono 2,5. Sono due Sono pezzi da pazzi, 5. no, Sono no, no, pazzi. no, no, sono originali. E ovviamente, Vabbè. se io perdo, dovrò dare i 100 euro a te. Se tu perdi, dovrei dare i 100 euro a me. Non ti preoccupare, che vincerò io. Però dobbiamo affrettarci prima che le pizze si facciano fredde. Ed eccolo qui il primo mezzo metro: metà brustole e patatine e metà bianca al cotto. Mentre tutto l'altro mezzo metro è una bella margherita. Ovviamente, la pizza non arriverà Mai mai tagliata. tagliata. Mai, non è mai successo. E quindi dobbiamo anche tagliare la pizza. E io, Conrad, direi che si può partire con la sfida. Prendo il primo spicchio. Allora ti dico che le brustole e le patatine, visto che sono molto più pesanti, valgono 2 punti ogni spicchio di brustole e patatine, mentre bianca al cotto e margherita vale 1 punto. Vediamo chi Va vincerà, ma lo facciamo almeno un cin cin come primo spicchio. Cin. Let's bene. Buon go. appetito. Allora, quanta pizza riuscirai a mangiare secondo te? Quanti spicchi? Tutto il mezzo metro. Non ci credi? No, secondo me mezzo metro è troppo, però vorrei farti una domanda. Il cornicione di qua dobbiamo mangiarlo? Direi di no, così dopo possiamo contare quante pizze abbiamo mangiato. Bravo, bravo, bravo. E comunque io ho un segreto per mangiare di più, però te lo dico dopo. No, 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 allora, se hai un segreto lo devi dire, sono tuo fratello, devi dire il segreto, per favore. Ah! Non Il posso. segreto per mangiare più pizza è quello di lasciare mi piace sotto ai video di Kazusan, anche sul secondo canale. Controllate se siete iscritti, se avete attivato la campanella. Intanto ho quasi finito il primo, Il primo è finito, me lo metto qui, vedi? Conta. E il primo è andato anche per me. Però devi accertarti che questa qui è brustole e patatine, quindi mettici tipo una Una patatina. patatina. Ok, perfetto. Quindi siamo 2 punti e 2 punti. Oh mamma mia. Vai col secondo, vai. 3, 2, 1, let's go. I 100 euro saranno miei, ragazzi. No, no, no. Allora, mettiti già. Anzi, fai una cosa. Dove stanno tutti quei 20 euro? Me li puoi dare già loro? Perché ho già vinto la sfida, non ti No, no, preoccupare. ride bene chi ride ultimo. Tanto io rido sempre. E ti dirò di più. Io. Ho sbagliato perché tipo 2 ore fa non ho mangiato, ho fatto lo spuntino, mentre tu non mangi da pranzo perché hai appena tornato da lavoro, quindi sei molto molto più affamato. Ma tu sei più grosso di me, pesi 3,9 kg di più, Ah, quindi c'entra capirai. più.
E appunto, proprio perché ho preso 3,9 kg in più, può essere che quello spuntino erano quei 3 che ho fatto uno spuntino da 4 kg, chissà cosa avrò mangiato, e per questo... Ma pensa a mangiare. Ok, pensiamo a mangiare. È andato via anche no, il secondo. No, 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 non puoi aspettarmi, per favore, no! È andato via anche il secondo, vado avanti. Al costo di mangiarla fredda, io vincerò la sfida, Conrad, non ti preoccupare. L'unico problema, sapete qual è? È che se il metro di pizza non ci basta, credo sia impossibile, perché un metro di pizza corrisponde a 5 pizze e mezzo più o meno. Quindi è voglia. Ok, secondo andato anche per me, ci metto una patatina di qua. Stiamo a 4 punti e anche tu a 4 punti. Il terzo spiccio cos'è? A te, bianca al cotto? Ok, bianca al cotto. Vado anche io con la bianca al cotto, va bene. 3, 2, 1. In realtà la tecnica che conosco io è quella di bere un pochettino di meno. Ok, anche se ora mi sta iniziando a venire sete. Terzo perché... Ora mi sta iniziando a venire sete perché abbiamo mangiato troppe patatine. E di masticare per bene. O sbaglio? No, mi faccio un bicchiere. Beh, ci puoi dare il tuo indizio, per favore? Qual è? Qual è questo trucco, questa tecnica? Non posso, non posso. Tanto no, io già lo dopo so. Il okay. Video, dopo il video. Ok, alla fine del video seguite tutti quanti il video. Nel primo commento troverete. Ok, nel primo commento fissato in alto. Contano anche i bicchieri? No, no. Ma sì, la Pepsi ti fa gonfiare. Fatti tu e io berrò l'acqua, infatti, non mi interessa. Ma io sapete che vi dico? Voglio esagerare, anche se mi prendo solamente un punto dalla bianca al cotto. Vai con le patatine, let's go. Guarda, i veri uomini fanno così, guarda, quelli lì che accettano le sfide e lottano fino alla fine. Guarda, guarda qua. I veri uomini si vedono alla fine. Questa è quella quarta, è già una pizza. 1, 2, 3. Ok, ti prego. Ok. Conrad, finito anche io. Il terzo, ragazzuri. 1, 2, 3. Si va con il quarto spicchio, sempre di bianca al cotto. Stavolta le patatine le tolgo, ok? Far finta a volte di essere maschio alfa, però non esageriamo troppo, eh. Domanda, siamo quasi giunti alla fine. Ah, ti dirò di più. Questo pezzettino qui di virus delle patatine lo evitiamo perché, allora, non ce l'hanno tagliata, colpa loro. Io ho fatto male i calcoli, purtroppo non sono geometra, e quindi sto pezzo è uscito troppo corto. Ce lo conserviamo per la fine, va ma bene? Ma come sbagliate a fare i calcoli sfidandomi? Wow! Conrad, ti stai facendo troppi debiti con la bocca, Conrad, guarda che tu perdi, guarda che tu perderai, vai, si inizia col quarto, non ci distraiamo. Per ora ci piace perché è ancora calda, chissà la margherita come la troveremo, secondo me sarà freddissima, te lo dico. Conrad, tu avevi detto che stavi uno specchio in vantaggio, giusto? Ma questa è dell'altra pizza. Va bene, una pizza è andata, quindi sono 4 punti. Allora, aspetta. 2 punti per le brustole e le patatine, abbiamo detto. Quindi abbiamo mangiato 2 spicchi ciascuno e siamo a 4. Più altre 2 bianche al cotto e stiamo a 6 punti. Ok, che la sfida continua. E praticamente abbiamo mangiato una pizza ciascuno. Però aspetta, direi di più. Faccio un altro bicchiere. Io praticamente faccio un altro lutto. E ti dirò di più, Conrad. In realtà 4 spicchi non corrispondono a una pizza. Di base corrispondono a una pizza, però questi spicchi qui erano molto più grandi. Tu vuoi continuare con la sì, Pepsi? Sì, va bene, sì, continua. Cioè lui pensa, ah vabbè, la Pepsi mi fa ruttare, quindi riesco a digerire. No, la Pepsi ti gonfia. Tu sai il mio segreto per mangiare. Quindi abbiamo detto che questo pezzettino di qua per ora lo escludiamo e si passa... Alla fine se è per lo spareggio, vediamo chi lo mangia. E si passa all'altro mezzo metro di margherita. Grazie signor geometra Conrad per aver tagliato la pizza. Io prendo però questa questi parte qui... Cioè l'erba la diamo alle pelle. L'erba, vabbè. Anzi la usiamo per segnare. Ah, a parte che molti mi hanno criticato il basilico, non si mette nella carbonara. Va bene, lo mettiamo sulla pizza margherita. Sei pronto signor Conrad? 3, 2, 1, che abbia inizio il secondo mezzo metro. No, aspetta. È diventato un mattone. Troppo fredda. E a parte che io già sono un pochettino gonfio perché dopo una pizza... Già, di già. Però, allora, ma non è una sfida, cioè io non posso giocarmi 100 euro
contro uno. E che te ne frega? Ok, vinci 100 euro facili. Sono già gonfio, ho mangiato oggi. Però questo non vuol dire che io mi arrendo. Per favore lasciate mi piace per supportare Kadotan. Grazie. Allora, più o meno noi stiamo registrando, Davide, dico subito, 17 minuti. Ovviamente voi lo vedrete tagliato. Ci stiamo mettendo già più di 20 minuti quasi per mangiare una pizza. Ma secondo te quanto tempo ci metteremo per digerirla e poi per espellerla, signor Conrad? Domanda interessante, sentiamo il geometra. Forti dubbi su... Secondo me un buon 20 minuti solamente per espellere il tutto. Soprattutto tu... Conrad, ti stai rendendo? Conrad! No, stavo pensando a cosa dire. Ah, ok, ok, perfetto, vai. Vai, vai, vai. Sai perché? Io ti dico una cosa, un altro punticino a casa io me lo porto, perfetto. Ok, va bene, va bene, va bene. Però, mangiali tutti. No, li devi mangiare tutti, non li puoi rimanere così. Hai ragione. Va bene. Io inizio con il prossimo speak e tu stai praticamente già a metà. Guarda che quanto è lungo. Vabbè, vai, 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 vai. Oh, oh, abbiamo un problema. Che è successo? La pizza è diventata troppo fredda e dura, addirittura non la riuscivo a staccare. Perché sei lento, sei lento. Sono lento, ma sta pizza sta qua già da un buon quarto d'ora. Finito un altro, fino alla fine, no, come fai tu, fino alla fine. E io sto rendendo la sfida ancora più difficile, bevendo la Pepsi. Nessuno te l'ha detto, nessuno te l'ha chiesto, questo non fa parte delle regole. Secondo voi ho ragione, la mia sfida è diventata più difficile. Questo è già il terzo. Sì, ma io ho messo le patatine nella bianca al cotto. Iniziamo un altro, ho perso il conto ormai. Se n'è andato un altro questo, anche a me. Questo è il terzo di Margherita. Che fai, ti arrendi? Non vuole scendere questo speech, aspetta. Devi bere allora, devi bere. Mentre ho la margherita in bocca vado con la pepe, se lo faccio. No. Quanto sei pieno da 1 a 10? Aspetta. 5. No. Sincero. Adesso sto attivando il segreto. Quanto sei pieno da 1 a 10? 11. Quindi ho vinto. Al settimo spicchio di margherita, non sono spicchi di pizza normale, ma molto più grandi. Mi arrendo. E tu hai già automaticamente vinto la sfida, però... Allora, aspetta, ti sono rimasti 1, 2, 3 spicchi. Riuscirai a mangiare anche questi? Finito. Ok. Aspetta! Okay. Devo fare il bicchiere. Prima di proseguire. Basta! Cioè, perché abbiamo mangiato io più o meno quasi 2 pizze. Tu in realtà 2 pizze e mezzo quasi, quindi non so se conviene. Quindi... qual è la tua decisione? Perché già ti vedo che quest'ultimo morso è bello pesante, Non scende, niente. Se avete da costruire case, qualcosa, vi servono mattoni in cemento, proprio quelli lì, che può fare anche il terremoto più forte del mondo, niente. Se prendete ste pizze come base, state tranquilli. Ok, Conrad, sei il vincitore della sfida. Il bicchiere. Questo è tutto quello che ho mangiato io, mentre questo è... Oddio mio, tutto quello che ha mangiato Conrad. Praticamente hai avuto un punto di vantaggio. No, praticamente adesso voglio i miei soldi. No. Quali soldi? Aspetta, no, scusami. I soldi che hai fatto vedere a inizio video con le 250 euro. Dammi qua. Fermo. Aspetta. A inizio video tu cosa hai detto? Questi 50 euro sono falsi, quindi me li tengo io. Non fa niente, non vanno bene. Ah, li vuoi falsi? Sì, okay. 50 e 100 euro al vincitore. E una domanda per te, con questi 100 euro cosa ci farai, Conrad? Shopperai su Brawlstar. Ok, quindi io vi aspetto sul mio primo canale perché lui spenderà sti 100 euro su Brawlstars. Ma adesso è arrivato il momento di pesarsi. Sei pronto per la bilancia? Vai. La regia può far rivedere la prima pesata per piacere? Sì, pesavi 60 kg, prego, parti. Prego, salga sulla bilancia. Andiamo a vedere. Oh, quanto sono? 60. Cosa? 62. No, fermo, c'è un problema. No, hai imbrogliato. Hai la Pepsi di qua. Cioè, no, impossibile. Questo è il tuo segreto. Ah, ora ho capito il tuo segreto. Va bene. Dai, fai la persona seria e corretta. Prima che mi riprendo di nuovo i 50 euro, te lo dico, Oh mio Dio, 61 preciso! Un chilo bello preciso! E adesso è arrivato il mio momento, raga, io mi sento molto appesantito. Dicono dalla regia 63.8 pesavo, giusto? Vediamo ora quanto peso. Oh! 60!
64 e 5.